Sembra che questa coppia abbia trovato un vaso magico. Voi pensate che questo vaso magico possa portare ricchezza e felicità? Scopriamolo nella storia di oggi di War Fairy Tales. C'era una volta una giovane coppia povera. La moglie si chiamava Anna, il marito Andy. Avevano delle cattive abitudini. Andy era molto disordinato e indisciplinato e Anna lo rimproverava sempre per questo. Non puoi lavarti le mani e i piedi prima di entrare in casa. E questo piccone? Perché non lo lasci fuori? Anna aveva l'abitudine di sbattere le gambe quando era seduta. Tuttavia, accettavano comunque le loro cattive abitudini. Si volevano bene e lavoravano sodo insieme. Un giorno Andy colpì qualcosa di duro con il suo piccone. Sembrava essere un vaso un po' malandato, pieno di terra e ammaccato. Questo vaso si può riutilizzare se lavato bene, chiaramente. Portarono il vaso in casa e lo pulirono. Ho un po' di sete. Puoi portarmi un bicchiere d'acqua? Aspetta solo un attimo. Stranamente, l'asciugamano che Anna aveva messo nel vaso si era duplicato e anche le macchie su entrambi gli asciugamani erano uguali. Andy, un po' impressionato, provò a mettere il bicchiere che aveva in mano nel vaso. Come previsto, anche il bicchiere era raddoppiato. Anna provò invece a mettere una moneta e subito dopo apparvero due monete d'argento. Da allora, grazie a quel vaso magico, la coppia si arricchì rapidamente, senza più aver bisogno di lavorare sodo. Sembrava che quel vaso avesse risolto molti problemi. Ma da quando diventarono ricchi, entrambi iniziarono a cambiare. La moglie diventò più pigra. Sapeva che c'erano molte cose da fare, ma non voleva farle. Il marito, invece, usciva tutto il giorno senza aiutare la moglie. Sei uscito di nuovo con i tuoi amici? Ma ci sono andato solo per un po'. Mangi tutto il giorno e non mi aiuti per niente. Se stai lì a tormentarti, nessuno farà i tuoi lavori. Anna ebbe un'idea e la disse con entusiasmo ad Andy. Che ne pensi se ci raddoppiassimo? Ci sarebbero più persone per aiutarci. No, sarebbe molto fastidioso. Non pensare a queste sciocchezze. Perché non assumiamo qualcuno per fare il nostro lavoro? Sarebbe d'aiuto. No, assolutamente. Se assumo altre persone, verranno a sapere del nostro vaso magico. È sempre così difficile convincerti. Devo andare, è tardi. Nonostante le obiezioni del marito, Anna decise di fare come voleva. Quando Andy tornò a casa, trovò Anna duplicata davanti alla porta. Andy non sapeva cosa fare e dovette accettare quanto accaduto. Ma perché non mi hai ascoltato? Voglio solo rendermi un po' meno dura. Non c'è bisogno di fare lavori domestici per capire quanto siano faticosi. Aspetta e vedrai, le faccende domestiche saranno completate più velocemente. Beh, in due era più facile fare le faccende domestiche. Ma Andy era assillato il doppio. Sei uscito di nuovo. Esco solo per un po'. Non fare tardi, non ubriacarti troppo. Lo so. Nella strada del ritorno a casa, Andy trovò un vecchio che giaceva sul ciglio della strada. Grazie alla sua natura gentile, Andy si avvicinò per aiutare il vecchio. Signore, cosa c'è che non va? È da qualche giorno che non mangio. Ho molta fame. La mia casa è proprio lì. Ti porterò in spalla fino a casa e ti darò qualcosa da mangiare. Andy portò il vecchio in spalla fino a casa. Durante il tragitto il vecchio disse: sono troppo pesante. Se sei stanco puoi mettermi giù. Non preoccuparti, non sei affatto pesante. Durante il tragitto il vecchio continuava a ripetere la domanda e stranamente ogni volta che la faceva Andy aveva la sensazione che il vecchio fosse un po' più pesante. Ma pensò solamente che cominciava a stancarsi, così rispose che non faticava. I due raggiunsero finalmente la casa di Andy. Aspettate un momento, vado dentro a prendervi del cibo e dell'acqua. Andy entrò in casa, ma stranamente c'era solo una moglie.
Portami del cibo e dell'acqua, c'è un vecchio affamato qui fuori. Sì, aspettami un momento, sono occupata adesso. Dov'è l'altra Anna? L'altra Anna in questo momento è andata a casa a trovare mia madre per conto mio. Va bene, andrò a prendere il cibo da solo. Ma quando Andy uscì con il cibo, il vecchio non si trovava da nessuna parte. Fai attenzione alle cose che vedi. Sembrano reali, ma non è detto che lo siano. Sono così stanco che ho le allucinazioni. Una settimana dopo, l'altra moglie non tornò e Andy scoprì che anche la sua attuale moglie era un po' cambiata. Non si lamentava più come prima. Ultimamente perché mia moglie non si lamenta più? Ora devo uscire a bere con gli amici, tornerò a casa tardi. Sì, sta attento. Perché non mi ha rimproverato oggi? Mi sento un po' a disagio, credo che non uscirò oggi. Notò che tra gli oggetti duplicati in precedenza ne mancava uno. Questa tazza era stata raddoppiata, perché ce n'è solo una ora? Era molto vecchia, quindi l'ho buttata via. Cosa c'è che non va? È la prima tazza che abbiamo comprato insieme, è il nostro ricordo, perché l'hai buttata? Ora che abbiamo il barattolo possiamo avere tutte le tazze che vogliamo. Perché vuoi quella vecchia tazza? Questa replica è molto meglio dell'originale, no? Dopo le parole della moglie, Andy notò che la tazza replica era nuova rispetto all'originale. Improvvisamente si ricordò delle parole del vecchio e dello specchio. Andy andò subito in camera a prendere lo specchio per esaminarlo. Dopo aver guardato a lungo lo specchio, non trovò nulla di strano. Improvvisamente sua moglie Anna passò dietro ad Andy. La sua ombra si rifletteva nello specchio che Andy teneva in mano. Qui c'è sicuramente qualcosa che non va. Forse il vecchio che ho incontrato potrebbe dirmi qualcosa in più. Andy uscì frettolosamente dalla casa, correndo verso la foresta dove aveva incontrato per la prima volta il vecchio. Sono qui! Sei tu il vecchio che ho incontrato l'ultima volta? Chi sei? Cosa mi sta succedendo? Sono il genio della terra. Visto che sei stato così gentile, voglio aiutarti. La giara che tu e tua moglie avete trovato l'ha creata un demone astuto. Creò questa giara per approfittare dell'avidità delle persone. Gli oggetti duplicati nella giara saranno gradualmente portati via. E purtroppo anche tua moglie Anna è stata rapita da lui. Come posso incontrarlo ora? Rivoglio mia moglie. Viveva in una grotta di montagna. Ci vuole un giorno per arrivarci. Continua ad andare da questa parte. Quando avrai salvato tua moglie, mordi questa ghianda. Ti riporterà a casa. Ti sono molto grato. Dopo un giorno di viaggio, Andy trovò il luogo in cui si trovava il demone. Anna! Andy! Anna vide il marito correre felicemente verso di lei, ma fu trattenuta da una grossa catena. In quel momento apparve il demone. Libera mia moglie! Non ti ho dato una moglie migliore? Perché rivuoi questa moglie meschina? Perché questa è la mia vera moglie. Amo tutto di lei, anche le sue cattive abitudini. Anche se si lamenta molto, è perché ci tiene a me. Sentendo questo, il demone rise forte. Amore, allora fatemi vedere quanto vi amate. Creò molte ragazze identiche ad Anna. Lanciò una sfida ad Andy. Se ami così tanto tua moglie, allora fai un contratto con me. Se troverai la moglie giusta, libererò te e lei. Altrimenti, voi due dovrete rimanere qui con me per il resto della vostra vita. Sono d'accordo. Così cominciò a cercare la sua vera moglie. Poi si ricordò dello specchio. Lo prese e guardò le mogli con lo specchio. Ma purtroppo non cambiava nulla. Quel vecchio specchio non serve a nulla. Improvvisamente vide qualcosa. Andò subito a prendere la mano di una ragazza e la condusse davanti al demone. Il diavolo fu sorpreso della scelta di Andy, ma si finse comunque più furbo di lui. Sei sicuro della tua scelta? Nel caso fosse sbagliata, dovrei rimanere qui per sempre.
vi lascerò generosamente scegliere di nuovo. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. Il demone vide che Andy non poteva essere ingannato e si infuriò. Perché? Perché riesci a riconoscerla? Beh, è tutto merito delle cattive abitudini di mia moglie. Il demone non ammise di aver perso. Si infuriò e non lasciò andar via la coppia. Impossibile! Non vi lascio andare da nessuna parte! Dovete rimanere qui come miei schiavi per il resto della vostra vita! Abbiamo fatto un contratto e non puoi contraddire le tue parole. Il contratto l'ho fatto io. Se obbedire o meno dipende solamente da me. Il demone lanciò un incantesimo che fece tremare la grotta e una grossa pietra riempì la bocca della grotta. In quel momento Andy si ricordò della ghianda che gli aveva dato il genio della terra. La tirò fuori e la morse a metà. In un attimo, Andy e sua moglie tornarono a casa. Tuttavia, prima che potessero gioire, il vaso magico vibrò. Il demone non voleva lasciarli andare così facilmente. Voleva trascinare Anna nella grotta. Ma Andy ruppe subito la giara in mille pezzi. Il demone scomparve e con esso tutti i duplicati nella casa. D'ora in poi ci ameremo e lavoreremo sodo insieme. In questo modo il demone non avrà più la possibilità di ingannarci. Capirono i loro errori. È anche perché sono troppo pigra per pensare a un modo per duplicarmi. Così il demone ne ha colto l'occasione. Si amarono più di prima. È vero, solamente le cose che facciamo con il nostro impegno hanno valore. Si resero conto che solamente le cose che si ottengono con forza e fatica portano i loro frutti. Fortunatamente se ne resero conto prima che fosse troppo tardi.